Indagatori, breve video sulla petizione legale di Andrea Cionci. Come disse anche in un altro video, la raccolta delle firme prosegue e ultimamente Andrea Cionci ha consegnato altre 3.000 firme. Ora, dal mio punto di vista, Gesù dall'alto guarda e giudica. Questo popolo italiano è ancora degno delle mie grazie, del mio intervento, del mio Spirito Santo, come un tempo? Cosa fanno gli italiani per difendere i diritti del mio vicario Benedetto XVI? Sapete, perché qui con queste apparizioni si rischia un po', perché per esempio a Fatima la Madonna disse «In Portogallo non si perderà mai il dogma della fede». E una. Poi in Russia il mio cuore sarà onorato più che in tutti gli altri posti. E un'altra. E insomma, qui si rischia che il Vaticano ce lo perdiamo e da Roma vada a finire a Mosca, eh? Perciò è importante far sottoscrivere agli altri questa petizione degli avvocati di Andrea Cionci. Perché, infatti, questa petizione non è la petizione Andrea Cionci, come per dire al Vaticano «Quanto è bello e quanto è bravo Andrea Cionci! E fate come dice Andrea Cionci!» Non è così. C'è un gruppo di avvocati che ha impostato questa petizione sulla base del diritto canonico, perciò viene detto egregi cardinali, in base al diritto canonico avete sbagliato qui, qui e qui, e quindi la cosa giusta da fare in base al diritto canonico è quest'altra, quest'altra e quest'altra. È una cosa legale, non è una cosa di protagonismo di Andrea Cionci. Inoltre, da ultimo, se voi non mi sapete mettere o non sapete far mettere agli altri, a quelli attorno a voi, un paio di click a difesa dei diritti di Benedetto XVI, vicario di Gesù Cristo, l'ultimo vicario, poi non sarete in grado di fare gli ulteriori passi che occorrerà fare ciascuno a casa propria. Perciò questa iniziativa legale di Andrea Cionci è anche un modo per voi per attivarvi a casa vostra, cominciare a esporvi, a mettervi in gioco pubblicamente con qualcuno o con qualcun altro, presentandogli appunto questa iniziativa legale di Andrea Cionci, questa petizione legale. Perché poi sarete chiamati a fare anche qualcos'altro per aiutare la Chiesa Cattolica. Ma si inizia con piccole cose, come appunto cominciare a conoscere qualcuno e fargli mettere questi due click. Sai, io non sono convinto che Benedetto XVI abbia rinunciato al papato, perché lui ha scritto ministerio renunziare, mentre per le leggi lì della Chiesa, le leggi del canone, c'è scritto muneri renunziare. E secondo me no. E allora c'è Andrea Cionci che si dà tanto da fare, che ha messo su in piedi una petizione legale, appunto per far fare la Chiesa la cosa giusta. Che ne pensi tu? Sono un paio di click. Perché poi da cosa dovrà nascere altre cose a casa vostra, ciascuno a casa sua, per la Chiesa Cattolica e i diritti di Benedetto XVI, e per voi stessi. La petizione è una petizione legale, è una cosa seria, è impostata seriamente, perciò è meritevole di attenzione e meritevole anche di farla conoscere agli altri. Quindi, come si suol dire, coraggio e damo se da fa. Detto questo, ci vediamo al prossimo video, dove tratterò un messaggio di Bergoglio al World Economic Forum. E poi dopo riprenderò Viganò e la Declarazione di Benedetto XVI. Indagatori, viva la petizione legale di Andrea Cionci, come inizio di cose più impegnative. Ecco, innanzitutto per trovare il link
Guardate qui sotto la schermata, sotto il nome Andrea Cionci troverete il numero delle visualizzazioni e poi scritto qui il link per firmare. Cliccate sul link blu www.petizioni.com. Bene, a questo punto vi si apre la schermata. Quello che ci interessa è la parte a destra, dove si richiede nome, cognome, città, paese. Lasciate perdere il tasto continua con Facebook, non ci interessa. Ecco, inserite adesso il vostro nome, cognome, la vostra città e il paese. Sotto, nella casella indirizzo email, scrivete il vostro indirizzo email, tipo luigirossi@gmail.com. Reinserite nuovamente il vostro indirizzo email. Ecco, volete che la vostra sia firma pubblicamente? Sì o no? Volete ricevere un'email sugli aggiornamenti? Sì o no? Importante è che segnate che avete più di 16 anni. Firma! Ecco, la vostra firma è stata accolta in un elenco, ma bisogna confermarla. Quindi tornate sulla vostra posta elettronica, troverete un'email da petizioni.com. Ecco, vi diranno, dobbiamo confermare che sei stato tu a firmare la petizione. Quindi cliccate sulla scritta blu, sì, ho firmato questa petizione. Quello è un link che servirà per confermare la vostra firma. Dopodiché vi comparirà la scritta verde, la vostra firma è stata confermata ed è stata aggiunta. Tutto qui, come vedete, è semplicissimo. Grazie, un caro saluto a tutti.